Ciao a tutti! Oggi prepareremo le verdure ripiene. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 1 ora e 40. Gli ingredienti sono zucchine, melanzane, acqua, pan grattato, cipolla, latte, olio, uovo, pepe, sale, basilico e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Dopo aver tagliato le zucchine e le melanzane in due, le mettiamo all'interno del varoma. E mettiamo all'interno del bimby l'acqua, chiudiamo il boccale, il varoma, lo posizioniamo e andiamo a cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le nostre verdure sono pronte. Adesso lasciamole raffreddare. Non appena si saranno raffreddate, andremo a scavarle con un cucchiaio. Dopo aver svuotato il boccale e aver scavato le nostre verdure e averle riposte all'interno di una pirofila con un filo d'olio, andiamo a preparare il nostro ripieno. Mettiamo nel boccale la cipolla e l'olio. E li facciamo cucinare per 3 minuti. Gradi, velocità 4. Adesso aggiungiamo la polpa delle verdure la noce moscata. Il latte, il pan grattato, l'uovo, il pepe, il sale ed il basilico. E mescoliamo per 5 secondi a velocità 5. Adesso andiamo a riempire le verdure con il nostro ripieno. Dopo aver messo il ripieno all'interno delle verdure, mettiamo un po' di pan grattato sopra di esse. E un goccio d'olio. Le nostre verdure sono pronte, andiamo a impiattarle. Verdure ripiene, grazie e alla prossima ricetta!